cari amici, piccoli video in cui parlo delle guide pratiche al collezionismo, in particolare delle prime tre, che saranno rimesse sul mercato con un prezzo scontato, sia l'edizione brossolata sia l'edizione cartonata, tra circa un mese o qualcosa del genere, e con l'ISBN, cosa che a suo tempo questi volumi non avevano, e che quindi potranno essere portate in libreria. Guida pratica al collezionismo 1 era tutto su Tex. L'autore era molto più giovane, dietro tanti volumi già c'erano anche alcune cose, alcuni numeri della rivista, insomma, che erano usciti, insomma, i primi pranzi di cronaca di Topolini. Uno dice: ma perché dovremmo prendere un volume che è già di tanti anni fa? In effetti il volume del 2002, più di 20 anni. Beh, innanzitutto perché i volumi su Tex, soprattutto quelli fatti dal sottoscritto, hanno sempre qualcosa che non sono stati riportati dei volumi a seguire. Beh, intanto dire la prefazione, la grafica, questa prefazione è di un grande esperto di fumetti, al nome Sergio Pignatone. E insomma, sentire cosa dice Sergio su Tex. Poi ci sono dei disegni inediti e insomma ci sono tanti pezzi, le serie a strisce, ragazzi, avevamo tante pagine a disposizione, forse si parlava un po' meno di, però ecco, voglio dire, guardate che meraviglia, ecco, dire, cioè ci sono dei pezzi dentro i volumi, che questo è su Tex, insomma è proprio da vedere, ecco, fatemela dire questa cosa. Poi insomma c'è la grafica con alcune cose di Gareth che erano dentro le strisce. Ecco, voglio dire, una disegna sulle strisce, forse questo è sicuramente il migliore. Le raccoltine, dice sì, ma sempre le stesse cose, non sono proprio le stesse cose. Poi questo era il primo volume a colori, veramente, no? Ragazzi, la riproduzione di queste copertine. Poi serve anche vedere un pochettino come vanno, non so, come, forse perché anche i miei libri, come si sono evolute le cose nel tempo, i prezzi, le quotazioni, i numeri rari, ecco, insomma. Comunque, voglio dire, questo è il senso di questo volume, no? Euro 29, insomma, una serie gigante, ma dice, ma cose che non ci sono, no? Voglio dire, edizioni censurate e le successive edizioni degne di nota, della seconda serie gigante. Ecco, questa è una parte che sicuramente negli ultimi volumi non c'è. E qui troviamo, no? Poi c'è una bella parte sulla miscellanea, le figurine di Tex, insomma, ne sto approfittando perché la scuola me lo riguarda, il massacro di Goldena, gli Oscar Mondadori, ragazzi, il massacro di Goldena è un volume, infatti, usato da Gaip in maniera stupenda, da riscoprire, i quaderni, i trastorielli, insomma, ci sono delle cose in ogni volume mio di Tex che altri, l'ho voluto fare apposta, perché nel senso ogni volta si fa un volume, vero che ci sono gli aggiornamenti, ma è anche vero che qualcosa bisogna lasciare in ogni volume che non ci siano gli altri, che senso ha? E poi ragazzi, il famoso preziario. Parliamo di 20 anni fa, ma qualcuno è curioso di andare a vedere quanto costava la prima serie a strisce? Le varie strisce? Insomma, un po' tutto, perché le raccoltine della Rossa, la serie gigante, gli albi d'oro, ma c'è un preziario approfondito, numero per numero. Io credo, poi anche qui, non me ne voglia il mio amico Vincenzo, ma giochiamo insieme alle previsioni future, è partita già più di 20 anni fa. Oh, i prodotti sono diversi, li ho azzeccati, non li ho azzeccati, ne parleremo, insomma, ragazzi, io dico sempre, chiudo il libro con il senso della cultura, il senso di trasmettere i valori. Sapete quanta gente mi dà in testa per questa cosa, perché dice adesso poi chi ce l'ha sa che cosa valgono i fumetti, non possiamo comprarli, troppa gente era abituata a pagarla niente i fumetti, ovvio che chi compra dei fumetti per rivenderli deve avere il suo giusto percentuale per poterci lavorare, e ci mancherebbe, poi diventa capitale di rischio, ma troppa gente era abituata che trova con
due soldi in un mercatino. Oggi esiste internet, esiste anche il covo del Tao, dove il Tao vi saluta con questo text, Guida pratica al collezionismo 2002. Ragazzi, sono ancora qui a parlarvi di questo volume, vuol dire che ha un senso, la vostra passione ce l'ha. Mi raccomando, iscrivetevi al covo del Tao, basta un clic. E nessuno vi chiede soldi e neanche informazioni, voglio essere sempre sempre chiaro. Ragazzi, ero un po' più giovane, allora chiudo con questa mia foto da giovane. Procuratevi anche gli altri volumi, gli altri numeri di cronaca di Topolinia, richiedeteci, alcuni ci sono, alcuni no, però poi tentativo. E poi seguite sempre il sito cronacaditopolinia.it, lo mettete su Google, cronaca di Topolinia, entrate facilmente e curiosate. Ci sono tante chicche, anche texiane. Ciao a tutti!